ci ritroviamo in compagnia di Sgro. Ciao Francesco, Ciao. benvenuto. Ciao. Inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo da Indifferita, che è il titolo del tuo singolo d'esordio, chiedendoti cosa rappresenta per te quello che è il tuo biglietto da visita musicale. Ma guarda, mi va di dirti appunto che comunque io esisto a partire da questa canzone, da un punto di vista musicale. Quindi insomma, gli ho dato tanto a questa canzone, cioè gli sto dando un'importanza notevole, cioè quella di rappresentarmi al meglio in qualche modo. Mi rendo conto che la canzone forse, ma non è colpa sua, non riesce a rappresentare tutto quello che è il progetto Sgro, per esempio, che sono io. Infatti non vedo l'ora poi di far uscire altre canzoni, che però sono state rimandate, insomma, l'uscita appunto dal e così via, quindi ora vediamo. Quindi Indifferita è, diciamo, la porta di sì, una delle porte di ingresso nell'immaginario di Sgro. Accanto a questo, infatti, c'è anche un sito, ci sono anche altre cose, un sito mio, quindi è tutto un modo, il mio Instagram, anche tutto un modo per, capito, piano piano fare entrare le persone in questo immaginario, in questi colori, in queste tematiche, ecco, in questo modo di cantare. Infatti mi hai anticipato quella che era la mia prossima domanda, perché dal punto di vista musicale mi incuriosisce chiederti se ti sei trovato a tuo agio con questo tipo di sonorità, oppure se, come mi hai, credo di aver capito, le tue produzioni future, tutto quello che hai in serbo, abbraccerà anche altri sound. Sì, diciamo, allora guarda, diciamo non ci sono degli ingredienti per fare le cose, cioè per fare anche musica, ma capito, quello, il progetto mio e del produttore artistico che mi ha seguito era quello di partire dalla canzone chitarra e voce, dal mio mood di quando ho registrato queste canzoni, che le ho registrate ormai 3-4 anni fa. Quindi alcune canzoni hanno preso un altro tipo di indirizzo, con un altro tipo di sound, ma perché è normale, non so come dire. Insomma, te, capito, oggi sei in questo modo, hai quest'umore, e domani ne hai un altro. Quindi, in qualche modo, però, mi va di dirlo, tutto coordinato. Cioè, non è che a un certo punto ci siamo svegliati reggae. È un fil rouge, certo, Sì, assolutamente. capito. Quindi sì, il prossimo pezzo, infatti, sarebbe stato un altro lato mio, ecco, non so come dire. Sarà. Sarà, Sarà. Non si sa quando, ma sarà, dai. dai, utilizziamo un bel futuro. Vai. Certo. Il brano racconta il momento in cui si realizza che una relazione è arrivata al capolinea, che non può andare avanti, ci si rimbocca le maniche puntando su tutto su noi stessi. È una sensazione che chi prima che dopo abbiamo provato più o meno tutti, no? Ecco, ti chiedo, come si riconosce quel preciso momento, cioè il momento che canti in questa canzone, come lo ci si riconosce? Come lo riconosci a posteriori, capito? Ah. Lo riconosci anche quello in differita, capito? Lo scrivi per forza in differita. Nel momento, capito, in cui scrivi, cioè in cui vivi quel momento lì, non sei abbastanza esterno alla cosa per poterla raccontare. Mi rendo conto che chiunque, ora mi sta venendo in mente Primo Levi, ora non volevo parlare di Primo Levi, che comunque apprezzo molto, però nel momento in cui, cioè, lui è riuscito a raccontare, a farsi testimone nel momento in cui il fatto era passato. Quindi, uguale, capito, ogni cosa, secondo me, necessita di una distanza, capito, di un momento in cui digerire le cose. Per esempio, il lato positivo di questa quarantena, l'unico lato positivo tra i mille negativi, è che, per esempio, mi permette e mi sta permettendo di digerire questa mia nascita. Io, come ti ho detto prima, nasco un mese fa con questa canzone. Puoi immaginare te che stati d'animo sto vivendo, proprio da chi vede il mondo la prima volta. Quindi mi è servito questo uscire fuori dalla realtà, cioè stare in quarantena, farmi testimone di me stesso e della canzone per ragionarci. Quindi credo che, capito, anche Indifferita, che parla di questo momento, di questa anteprima del vuoto, di questa anteprima in cui le cose forse si romperanno, forse no, ma probabilmente sì. Ed è un'anteprima di qualcosa, però si capisce dopo, ecco. Dal punto di vista visivo, invece, cosa aggiungono alla narrazione le immagini del videoclip animato diretto da Pietro Borzì? Sì, allora, questa è stata una proposta di Pietro, il regista,
Abbiamo scelto Giulia Conoscenti, una bravissima illustratrice, veramente bravissima, anche Pietro, molto bravo. E diciamo, che cosa aggiunge? Aggiunge tanto perché toglie un elemento autobiografico, non so come dire, toglie sgro. Io non ci volevo essere, anche nei prossimi video, se posso, non ci voglio essere, non ho bisogno di essere, capito? Non mi va, ecco. Quindi mi piace questo fatto che siano stati scelti poi, allora, che sia stato scelto intanto l'animazione. Che quindi insomma, per questo motivo che ho appena detto, e allo stesso modo anche i protagonisti, un cowboy e una dama, che anche queste sono, diciamo, metastorici, cioè vanno oltre, capito, la realtà di ogni giorno. Quindi anche questo, capito, rende tutto in qualche modo più condivisibile. E quindi, insomma, sì, sono contento, ecco. Facciamo un breve salto indietro nel tempo. Tu hai detto di essere appena nato artisticamente, Sì. però sarà stato un momento in cui hai capito che tu e la musica eravate fatti l'uno per l'altra. Sì, il momento, capito? Rispondo subito perché ce l'ho bene in testa. Avevo 13 anni e come tanti nell'adolescenza o decidi di parlare o vieni parlato dagli altri. Siccome io sono uno di quelli che è stato parlato dal mondo degli altri, non riuscivo a trovare un mio spazio. A un certo punto vado in questo negozio di dischi che stava svendendo tutto, ovviamente, già capito 20 anni, già insomma 15 anni fa, stava già svendendo tutto. A un certo punto c'era questo disco di De Gregori che io non conoscevo, che era Rimmel, con quella copertina particolare, insomma, con quella donna, insomma, un po' così. Mi ha colpito anche il titolo. Allora era in offerta, l'ho comprato e mi sono reso conto che ci siamo incontrati. È stato un incontro d'amore e quindi, come tutti gli incontri d'amore, ti cambia la logica della tua vita e, come in tutti gli incontri d'amore, ci si incontra tra persone che hanno gli stessi sintomi. E io avevo gli stessi sintomi del De Gregori, 25enne, che ha scritto Rimmel nel 75. Quindi lì ho trovato il mio spazio, la mia forma d'arte, che però ero così felice di averla trovata che mi sono castrato. Per almeno 15 anni, cioè io te pensa che i miei amici, i migliori amici, hanno sentito molti, hanno sentito la mia voce soltanto un mese fa. Quindi io sono uno che comunque ne conosco, insomma, giro, capito? Mi piace stare in mezzo agli altri, ma proprio la canzone era diventata, capito, la mia fortezza inaccessibile. Quindi, insomma, e ora infatti Sono voglio. curioso di chiederti il processo da quel giorno a 13 anni nel negozio di dischi a oggi, cosa non è stata facile, No, no, immagino. no, 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 è stato pieno di traumi, pieno di sofferenze, però capito, mi ero detto di non dirlo perché non mi va di vendere, capito, tutta la No, no, pazza non voglio fatta. entrare No, 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 certo, ma anche per anche però. l'ascoltatore, insomma, musica è anche intrattenimento, non mi va, capito, di essere lì io No, che ho no, fatto, certo. però Tutti capito. abbiamo, Francesco, tutti abbiamo momenti sì e momenti no. Naturalmente è bello invece il messaggio che da un momento di difficoltà Certo, fatto. si viene fuori, da questo cazzo di momento di difficoltà, e si viene fuori con l'arte, con la musica, Sì. con qualsiasi altra forma. E venendo all'attualità invece, in particolare all'emergenza sanitaria coronavirus che stiamo patendo, vivendo, tu personalmente come la stai vivendo la situazione? Come la sto vivendo? Te l'ho detto, guardo il lato positivo che è quello, capito, che è di digerire un po' la realtà mia. Mi rendo conto che è dura, c'è poco da fare, concerti non se ne fanno, insomma, dal punto di vista lavorativo è terribile, dal punto di vista delle amicizie non si sentono più in qualche modo, sì, ci sentiamo così su Skype, via messaggio, ma insomma, io sono molto legato all'incontro, alla parola incontro, quindi è un po' dura, però. Allo stesso modo, guarda lì che bella giornata c'è oggi, non so come dire, c'è un sole anche qui in cucina, da me, insomma, mi sembra che ne valga la pena stare al mondo, ecco. Visto. Una delle canzoni che in questo momento mi hanno accompagnato è What a Wonderful World, che ha un testo che parla proprio di quello che stai dicendo tu. Certo. Sei stato definito in tempi non sospetti cantautore domestico perché le tue canzoni nascono tra le mura di casa, una condizione in cui ci ritroviamo tutti in questo momento, no? Sì.
Ma una cosa è l'isolamento volontario, una cosa è quello necessario, obbligatorio, Bravo. eccetera, eccetera. Quindi ti chiedo, ci sono degli aspetti su cui ti sei soffermato, delle riflessioni che hai maturato in questa quarantena, a cui magari prima non avevi prestato attenzione? Sì. Che, allora, la definizione è stata di un mio amico un po' per prendermi in giro e mi piace un po', capito, sdrammatizzare la canzone mi piace perché, come ti ho detto, l'ho caricata di troppi simbolismi e significati. Allo stesso modo, venendo insomma alla tua domanda, sì, ho capito che per me casa implica il verbo tornare, quindi implica che io sia fuori. Quindi mi sto rendendo conto invece la casa imposta. È un luogo, mi viene in mente, concentrazionario, cioè un luogo che è chiuso, capito? Chiuso, non c'è aria. Mentre invece a me piace la casa desiderata, quando sono fuori e provo quel sentimento di nostalgia, di mancanza, di voglia, anche di paura, però insomma sono sentimenti unici che la casa a distanza ti fa provare. Quindi tornare a casa è, diciamo, il vero mood mio, ecco. Gli artisti sviluppano una certa sensibilità, tu da come ti sto conoscendo in questo momento ne hai molta. Quindi ti chiedo, anche se è prematuro parlare di conseguenze precise, che impatto emotivo pensi che avrà tutto questo su di noi? Ne usciremo davvero migliori, come dicono? Sì, questa cosa del usciremo migliori mi sembra la solita cosa di rimozione, capito? Di rimozione di tutto, di convincimento che a me non mi hanno mai convinto neanche, capito? A 12 anni. Andrà tutto bene, ma dove? Come? Perché, capito? Deve andare bene se è andato male spesso, non so come dire. Ne Certo. usciremo, capito, migliori? Non lo so. Secondo me molti che hanno problematiche ne saranno acuiti, insomma, il tempo passa, capito? Non è secondario, non lo so, sono curioso, diciamo, non mi esprimo, non do giudizi, sono curioso di quello che sarà. Sicuramente formuleremo un alfabeto, un vocabolario nuovo e questa cosa a me mi incuriosisce molto. Voglio vedere, capito, come, che cosa, cioè, che Che significato avrà. mondo ci aspetta, Sì, certo. capito, sì. Al netto di tutto quello che sta accadendo, della confusione, dell'incertezza, cioè in tutti i settori, quello discografico compreso, quali sono i tuoi prossimi progetti in cantiere? Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo futuro? Immagino tu abbia tanta musica da farci Sì, ascoltare. perché io comunque ho lavorato a quello che un tempo veniva chiamato album o disco, che io chiamo raccolta. Insomma, ho lavorato a un po' di canzoni e quindi che sono già pronte da ormai molti mesi. Una è uscita questa, una uscirà probabilmente a fine agosto, però comunque è talmente tutto così lontano, insomma, che quindi. Insomma, io comunque sto pensando ad altre idee da farmi, insomma. Riesci a scrivere in questo momento, Fra? Sì, diciamo, scrivo brutte canzoni, le scrivo sempre, quindi anche ora, quello di sicuro. Quindi sì, ecco, ti rispondo sì. Poi, insomma, per farle diventare qualcosa che ha senso, che siano date agli altri, ci vuole sempre tempo. Per emozionare ci vuole tempo. Sono lavori lunghi, ecco. Quindi mi stupisco anche quando, ma fanno bene, molti artisti in quarantena hanno scritto in 3 giorni una canzone registrata, messa, buttata. Insomma, be beati loro, beati loro. Io sono molto, molto più capito, molto più, insomma, più così, ecco. Non ce la farei. Molto più marmotta che confeziona la cioccolata. Per concludere, Francesco, a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? A chi si rivolge? A me, allora, mi piacerebbe, allora, c'è il lato di marketing, che io non ci capisco nulla, quindi c'è tutto un discorso, capito, Lo si lasci rivolge. fare a chi lo sa fare, ok. Infatti, però, capito, a chi si rivolge, nel senso, quello che mi piacerebbe, capito, ovviamente, è incontrare il me di quando avevo 13 anni, cioè comunque di fare questo incontro d'amore che io ho avuto, capito, gli stessi sintomi, capito, che uno. Nel momento in cui, capito, dice cazzo, ma come sto oggi? Insomma, ho bisogno di parlare con qualcuno, ma non c'è nessuno, ecco, gli venga in mente una mia canzone e magari, cioè, capito, si mette in connessione con quella voce lì. Ecco, mi piacerebbe questo, poter dare una mano, ecco, come me l'ha data a me. Certo,
stato per te, assolutamente. Ringrazio Sgro per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo primo singolo, che è Indifferita. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Alla prossima. Ciao. Ciao.